chiama Solar Orbiter, la prossima missione europea destinata a studiare il Sole da molto vicino. Due gli obiettivi principali: fornire previsioni del meteo spaziale, il cosiddetto Space Weather, e testare una tecnologia riutilizzabile nelle sfide verso viaggi più lunghi attraverso il Sistema Solare. Solar Orbiter, nata in casa dell'Agenzia Spaziale Europea con una forte partecipazione della NASA, è una missione che permetterà di investigare il controllo del Sole sull'eliosfera, pianeta Terra compreso, come mai prima. L'eliosfera è una sorta di grande bolla che ingloba il Sistema Solare e che comprende il campo magnetico solare e il vento solare. Solar Orbiter partirà da Cape Canaveral a febbraio 2020 con a bordo molta Italia. Tra gli strumenti del carico scientifico di Solar Orbiter ci sono il coronografo METIS, nato grazie al lavoro dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana con contributi internazionali, e la Data Processing Unit del Solar Wind Analyzer. Ne abbiamo parlato con i protagonisti scientifici e industriali della missione. Noi viviamo del Sole. Il Sole non ci dà solo luce, ma produce un plasma che può raggiungere la Terra con velocità molto elevate. Noi siamo schermati dalla Terra grazie al campo magnetico della Terra, che forma una specie di bolla che ci protegge. Riuscire a capire e a predire le tempeste solari, quindi conoscere l'origine, da dove proviene il vento solare, ci aiuterà sicuramente ad avere delle predizioni per lo space weather e riuscire a proteggerci. Naturalmente, quando noi guardiamo su internet le splendide immagini delle aurore boreali, questa è proprio un'influenza del vento solare sulla Terra. Sono particelle energetiche che riescono a scappare alla protezione del nostro scudo magnetico ed entrano nella nostra atmosfera. Quello che noi vogliamo fare appunto è studiare il Sole, capire questi fenomeni, riuscire attraverso la suite degli strumenti di Solar Orbiter, che permette sia di osservare da lontano, ma permette di avere delle misure anche in loco, in situ, del plasma, cercare di avere una connettività e studiare quello che viene sul Sole e quello che poi arriverà sulla Terra. E questo ci permetterà sicuramente di aumentare la nostra conoscenza per quanto riguarda lo space weather. Quanto durerà la missione? Allora, la fase nominale finirà nel 2025, ma ci aspettiamo che successivamente potrebbe essere comunque prolungata. Nel 2025 raggiungerà l'orbita più vicina, cioè il punto più vicino al Sole, che è di circa 42 milioni di chilometri, che è più vicino del pianeta più vicino alla Terra, che è Mercurio. Il coronografo METIS è stato realizzato da Thales Alenia Space, che ha fornito alla missione, tra le altre cose, anche il potente scudo termico che la proteggerà dal Sole, una sfida industriale importante. METIS è un coronografo, cioè uno strumento che è progettato per osservare la corona del Sole, che è praticamente l'atmosfera del Sole, la zona di confine tra la superficie del Sole e lo spazio esterno, e la zona dove si origina e viene accelerato il cosiddetto vento solare, un insieme di particelle cariche, protoni ed elettroni, che fluiscono dal Sole e poi e si diffondono nello spazio esterno e raggiungono, tra l'altro, nel loro percorso la Terra, dando origine a quei fenomeni come le aurore boreali o le tempeste geomagnetiche in caso di eventi particolarmente energetici sulla superficie del Sole. Solar Orbiter si avvicinerà molto al Sole. Lo strumento METIS come si difenderà dal calore? Sì, METIS assieme a tutto il satellite arriverà a una distanza minima dal Sole di circa 28% della distanza media Terra-Sole, quindi più vicino del pianeta Mercurio. Alla minima distanza dal Sole, il flusso termico che investe tutto il satellite è circa 13 volte di quello che arriva sulla Terra, e quindi la superficie esterna sarà soggetta a una temperatura molto elevata. Come Thales Alenia Space abbiamo realizzato per il satellite Solar Orbiter lo scudo termico, che è una barriera che permette di mantenere il satellite e i suoi strumenti a una temperatura che non supererà circa i 40 gradi, quando anche sulla superficie esterna dello scudo termico la temperatura arriverà a superare i 500 gradi. E METIS in particolare è uno strumento che è l'unico strumento di Solar Orbiter che avrà l'apertura, cioè la parte più esterna, che si protrude al di fuori della barriera termica, attraversa completamente lo scudo termico. Quindi per METIS abbiamo dovuto realizzare anche un progetto di controllo termico che
permettesse lo smaltimento del calore che investe diciamo la parte più esterna dello strumento prima che questo raggiunga la parte più interna dove si trovano i rivelatori. L'abbiamo fatto utilizzando la parte più esterna dello strumento come radiatore, in modo che la maggior parte del flusso termico venisse irraggiato all'esterno, lateralmente in particolare, attraverso le fenditure dello spirito termico, prima che questo arrivi nella zona interna dove si trovano i rivelatori, che sono collegati con dei conduttori ad altissima efficienza ai radiatori del satellite. Questo permette di mantenere i rivelatori a una temperatura al di sotto dello zero, tra meno 20 e meno 30 gradi, che è la loro temperatura ideale di utilizzo, anche quando il satellite si trova alla minima distanza dal Sole. Un altro strumento importante a bordo di Solar Orbiter è il Solar Wind Analyzer, al suo interno la Data Processing Unit, nata in Italia nei laboratori di Tecnosystem. La Data Processing Unit è il cuore tecnologico dello strumento Solar Wind Analyzer. Questo strumento è costituito da un certo numero di sensori, in particolare 4, di cui 2 raccolgono gli elettroni emessi dal vento solare, uno gli ioni pesanti e l'altro sensore raccoglie i protoni. Quindi lo scopo scientifico è vedere cosa c'è nel vento solare, catturando queste particelle e analizzandone le caratteristiche. La nostra unità, che si chiama Data Processing Unit, quindi DPU, svolge sostanzialmente 3 funzioni principali. La prima è quella di alimentare i sensori, quindi raccoglie la potenza dal satellite Solar Orbiter e la distribuisce ai sensori perché possano funzionare. La seconda è di effettuare il processamento dei dati che vengono raccolti dai sensori, implementando degli algoritmi di natura scientifica da un lato e anche effettuando quel processamento dei dati che consente poi la trasmissione a terra degli stessi dati che gli scienziati vogliono ricevere a terra. La terza funzione è quella di funzionare da nodo di comunicazione. I sensori devono ricevere dal satellite dei comandi che gli indichi il modo con il quale devono funzionare, quindi noi raccogliamo i comandi dal satellite, li interpretiamo e li inviamo opportunamente ai sensori. Dall'altro lato, i dati raccolti dai sensori sono memorizzati a bordo del satellite per essere trasmessi, quindi noi li raccogliamo, li processiamo e questi dati, sia processati che non processiamo, li trasmettiamo al satellite perché possono essere poi trasmessi a terra quando le opportunità lo consentono, significa quando c'è il link di comunicazione disponibile, c'è visibilità e si possono effettuare le trasmissioni.